Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Roberto Dauria, che mi chiede di parlare del primo disco dei Chicago del 1969, Chicago Transit Authority. È, diciamo, un capostipite del progressive jazz, mescolato anche un po' di acid rock, anche un po' di noise. È un disco abbastanza particolare questo, dove sì, ci troviamo il jazz freeform, troviamo, è un disco che questo gruppo, fatto di 7 persone tra l'altro, riesce praticamente a portarci attraverso questa sorta di viaggio fra il jazz, il pop, il rock, l'acid rock, lo space rock, l'hard rock, la psichedelia, il prog, e lo fa in maniera abbastanza originale. Veramente un bel disco questo del 69, bellissima ad esempio l'orchestrale Beginnings o Questions, meravigliosa invece il rhythm and blues forsennato di Listen. È proprio un disco fantastico. I 7 minuti di chitarra di Terry Cat in Freeform Guitar sono eccellenti e portano avanti la scuola hendrixiana a un livello quasi con un tocco funk e jazz. È molto interessante quel chitarrista, così come è bellissima la suite dal vivo Liberation di 16 minuti di freeform, però un freeform molto, in un certo senso, jazz pop, in un certo senso anche noise in alcuni punti. Quindi è un disco molto particolare per chi si ricorda i Chicago poi degli anni 80 e giù di lì, o fine 70, per l'amor del cielo, quelli mi fanno veramente schifo, vi dico la verità, è roba melodica che non sopporto. Invece questo primo, il secondo, anche il terzo disco sono ottimi, ma questo è veramente, nel 69 era veramente un disco anche originale, interessante per come appunto strutturava un certo tipo di psichedelia, mettendo del raga, dello space, e il tutto attraverso comunque una serie di strumentali notevoli e un utilizzo comunque degli strumenti tutti, perché erano veramente tantissimi. Terry Cat appunto al canto e alla chitarra, poi abbiamo il bassista Peter Cetera, alla batteria Danny Serafin, Robert Lamm alle tastiere, e poi abbiamo il trio degli ottoni, diciamo così, Parasider al sassofono, James Pankoff al trombone e Les alla tromba, che danno un tocco ancora in più a un disco che comunque dà scudisciate hard rock al suo interno. Si apre alla melodia, però ti ripeto, è un disco fondamentale in un certo senso, è un disco che ha aperto tantissimo, uno dei meno conosciuti di Chicago dei moderni, perché poi incominceranno a vendere veramente in anni successivi, cioè come ho detto quello dei primi anni 80, che però personalmente trovo veramente inascoltabili, perché si è perso ogni tipo di sperimentazione, si è perso ogni tipo di voglia di raccontare. Insomma, i primi dischi di questi Chicago erano fantastici, questo primo disco è probabilmente un capodopera del genere, uno disco fondamentale, uno di quei dischi che ho ascoltato tanto da ragazzo quando ti fai la formazione e che so quasi a memoria in un certo senso, anche perché ripeto è citato anche da molti gruppi punk, addirittura noise, addirittura della new wave, proprio perché all'interno, nel suo cercare di essere così libero in un certo senso, dava libertà anche a chi li ascoltava di crearsi un mondo a parte, ascoltando proprio questa musica che a un certo punto diventa anche schizzata, completamente rumorosa, e questo mi piace parecchio. Che dirvi quindi di più, uno dei classici dischi che funzionano, niente da dire. 12 brani per un doppio album di quelli notevoli, pezzi che vanno da un minimo di 4 minuti e mezzo a un massimo di 15, quindi forma canzone classica rock, fino ad arrivare appunto alle suite libere come la live, il live che vi ho detto di prima, che è meravigliosa e che chiude il disco. Nel mezzo tanta sperimentazione, tanta voglia di suonare, e le chitarre poi di Cat, secondo me, sono in questo disco alcune delle chitarre più belle mai sentite nella storia del rock, e quindi per me, solo per questo, vale l'acquisto. Il link è qui sotto, Chicago Transit Authority, che all'epoca mi pare, non so nemmeno se li chiamavano direttamente così, boh, non mi ricordo. Resta il fatto che questo disco è un discone del genere, se vi garba il progressive rock, se vi garba il jazz rock, se vi garba il jazz pop, e se vi garba comunque la psichedelia, un certo tipo di, anche di Hendrix, un certo tipo di suono, e che riporta chiaramente alla fine anni 60, e che ha anche l'hard rock dalla sua, questo è il disco che fa per voi.